rifaccio una domanda, Daniele, andiamo dritti al cuore del problema. Intanto, che cosa è successo con Di Gennaro? Ma no, ma al di là di cosa è successo non mi interessa, sinceramente stavamo pensando anche a lui come portiere, ma oggi ha firmato col Gubbio, quindi di conseguenza ovviamente ha cambiato idea all'ultimo momento, ma non è quello il problema. Ho capito. Andiamo avanti. Fiorillo? Siamo fermi. Fermi De Santis, ha detto che è un'operazione difficilissima, fa parte del progetto tecnico della Salernitana, quindi... Ma noi non crediamo. Noi siamo fermi perché con De Santis non abbiamo mai parlato. E quindi Furlan o Venturi? Potrebbero essere due soluzioni. Kraja siamo addirittura d'arrivo. Addirittura d'arrivo significa che tra domani, dopodomani sarà Pescara? Sì. Possiamo darla domani, quindi quasi per ufficiale. Domani sera dovrebbe essere a Pescara. Prestito secco. Abbiamo sentito prima il procuratore in diretta di Maiorino, Tateo, siete d'accordo sul biennale, cioè il Pescara ha fatto un passo avanti, però non c'è ci siamo con le cifre un po' di distanza sul secondo anno. Sul secondo anno, si può chiudere però Daniele, sì? Ma si può trovare un punto d'incontro, sì? Nell'immediato penso che non si possa chiudere, nell'immediato, però ci lavoriamo. Su Guion del Sassuolo in prestito al Perugia ci sono novità Daniele? Novità in particolare no, a parte che c'è la volontà del ragazzo di venire a Pescara, poi bisogna vedere quali sono le verità. Pezzella definitivamente sfumato, c'è ancora qualche speranza? No, perché se siete no, su Guion... Definitivamente sfumato, ma Guion era uno degli obiettivi, come tanti altri obiettivi, come la Pezzella, come erano altri. Su Pellacani, Daniele, puoi dirci qualcosa? Ancora no, novità. Ah, non abbiamo fatto un'offerta, alla Virtus Verona, se viene accettata col procuratore siamo abbastanza avanti, se viene accettata lo prendiamo a titolo definitivo. Più Furlan o più Venturi a questo punto come portiere? Ma non lo so se più uno più l'altro, vediamo quali sono poi gli aspetti economici che sono importanti. Su Fiorillo, idea definitivamente tramontata? No, tramontata no, perché c'è da discutere di alcune cose, però naturalmente no, secondo me non è un'idea facile. Cioè il problema è anche la formula, l'ingaggio di Fiorillo, che ricordiamo, no, legato alla Salernitana. Tanto parliamoci chiaro, se verrebbe in prestito, è inutile parlare sì, di altro. Cioè. Ha detto una sana bugia De Sanctis, non è una questione tecnica. Assolutamente. Ma è una questione economica, non è una questione tecnica.